Mi sembra abbastanza evidente che ci sono alcuni problemi che attanagliano il mondo del lavoro, sia nel pubblico impiego che nel privato. Nel pubblico impiego assistiamo a una destrutturazione dei servizi e al mancato rinnovo contrattuale da 10 anni. Nel privato, con il Job Act, un incremento della precarizzazione del mondo del lavoro, con l'abbattimento dell'articolo 18, e con un problema legato alla rappresentanza nel luogo di lavoro. Noi chiediamo giustizia, noi chiediamo che i soldi siano dati perché ci sono. La Corte dei Conti ogni anno denuncia 170 miliardi, 180 miliardi tra evasione, elusione fiscale, contributiva, oltre che a sprechi e tangenti. Quindi le politiche nazionali dovrebbero dirigersi verso questo settore, cercare di raggranellare le economie, perché noi riteniamo che l'economia è necessaria per i rinnovi contrattuali e per ridare diritti al mondo del lavoro ci siano. Perché la critica che ci viene fatta è che non ci sono i soldi. Noi diciamo che i soldi ci sono. Un altro modo per dare dignità al mondo del lavoro sarebbe quello di abbattere le ore di lavoro, quindi una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, in modo da incrementare la platea degli aventi diritto. Tutto questo ovviamente riguarda anche la nostra regione. Nella nostra regione l'Abruzzo è una regione allo sbando, è abbandonata. È abbandonata dalle politiche nazionali, ma sicuramente anche dai vari governi regionali che si sono succeduti. Basta assistere a quello che sta accadendo, per esempio, in ambito ambientale. Direi che gli abruzzesi sono vittime di una incapacità programmatoria da parte dei vari governi che si sono succeduti a livello regionale.